Nella mattinata odierna la squadra mobile di Napoli, il nucleo investigativo Carabinieri di Castello di Cisterna e il commissariato di polizia di Stato Acerra hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, messa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di quattro persone della zona di Acerra, gravemente indiziate di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. L'indagine, che ha portato al provvedimento restrittivo, trae origine dal di E.S.R. avvenuto nello scorso mese di settembre ad Acerra. Nella circostanza, la vittima veniva avvicinata dai suoi aggressori mentre camminava per una via del centro di Acerra e, dopo una prima colluttazione con uno degli indagati, veniva accerchiata dagli altri tre, violentemente percossa con calci e pugni, e infine ferita con numerosi fendenti d'arma da taglio alle braccia, al collo e al torace. L'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi del luogo dell'agguato ha consentito agli investigatori di ricostruire nell'imminenza dei fatti la dinamica dell'aggressione. Lo sviluppo delle indagini ha consentito poi l'acquisizione di ulteriori fonti di prova che hanno corroborato l'iniziale ricostruzione investigativa, consentendo di raccogliere elementi gravemente indiziati nei confronti dei destinatari del provvedimento restrittivo. Le indagini hanno consentito inoltre di risalire anche al presunto movente dell'azione delittuosa individuato nel contrasto insorto sul territorio di Acerra per la gestione di una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti.